Bene amici di Tutor Dore Fons, allora in questo video vi spiegherò co su come risolvere il problema di questa schermata blu. Allora, innanzitutto dobbiamo leggere l'errore, il codice dell'errore, che ci dice il problema sembra essere causato dal file seguente AT2DVAG. Questo è un problema della scheda video, perché già dal nome AT ci indica già il nome della scheda video. Allora, da qui noi dobbiamo semplicemente spegnere il PC, quindi adesso lo riaccendiamo, premiamo ripetutamente F8, il tasto F8 all'accensione, continuate a premerlo sempre, fino a quando vi compare questa schermata nera, dove useremo noi direttamente le frecce direzionali su e giù e andiamo su modalità provvisoria con rete. Facciamo invio e invio. A questo punto entreremo noi in modalità provvisoria, dove lui caricherà solamente i driver di base e tutti i servizi principali che servono per l'avvio del sistema. Ok, ci dice che Windows è in modalità provvisoria. Diciamo sì. Bene, a questo punto dobbiamo andare su Start, pannello di controllo. Andiamo su direttamente su installazioni applicazioni. Da qui ora dobbiamo disinstallare le periferiche della scheda video, cioè i software della scheda video. Quindi se voi avete, che so, ATI, Catalyst, tutti questi ATI, li dovete tutti rimuovere facendo direttamente su rimuovi. Una volta che li avete rimossi, dovete andare su Start, risorse del computer, andiamo sul nostro disco locale, sul C, doppio clic, andiamo sulla cartella programmi e cerchiamo la cartella ATI. Ok, comunque cerchiamo la cartella ATI, dopodiché la rimuoviamo, facciamo tasto destro e facciamo elimina. Diciamo sì. Chiudete. Adesso dovete andare su tasto esegui, digitare reg edit. Fate invio. Andiamo qua nella tabella HK Local Machine Software ATI Technology. Dobbiamo rimuovere tutta questa cartella. Elimina, facciamo elimina e confermiamo sì. Bene, a questo punto dovete svuotare il cestino, quindi fate tasto destro e andiamo su svuota cestino e diciamo sì. Molto bene, a questo punto possiamo direttamente riavviare il sistema. E il computer tornerà a ripartire come prima. E se per caso vi dovrebbe comparire di nuovo la schermata blu, significa che c'è un problema alla scheda video. Quindi, ragazzi, vi consiglio di acquistare un computer nuovo perché la scheda video costa più del computer. Quindi, ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto e ci vediamo al prossimo video.